Ciao ragazze, allora oggi cosa faremo? Una bella sessione di addominali perché troppo spesso questo, diciamo, muscolo viene messo un attimino da parte, soprattutto anche nell'ambito dei pesi, perché giustamente si dice che ovviamente viene chiamato in causa quando facciamo tutti gli esercizi multiarticolari a peso libero, perché ovviamente il core stabilizza il nostro corpo, quindi noi lo attiviamo sempre, però questo non vuol dire che non bisogna anche allenarlo, secondo me, diciamo, in sedute a sé, perché ovviamente bisogna cercare di potenziare le tre funzioni principali del nostro addominale, che quali sono? Quella dell'antiestensione, quella dell'antirotazione e quella dell'antiflessione laterale, ok? Quindi noi, diciamo, attraverso la scelta di esercizi ovviamente che vanno a colpire tutte le fasce del nostro addominali, perché ovviamente non abbiamo solo il retto dell'addome, quindi il famoso six pack, ma abbiamo anche il trasverso, abbiamo gli obliqui interno e esterno. Ecco, tutti questi ovviamente vengono sollecitati in determinati movimenti, quindi è anche sbagliato tante volte focalizzarsi solo sui crunch, sui sit-up, perché un unico movimento ovviamente va a inficiare comunque la progressione e il rinforzamento delle altre parti dell'addome. Quindi andare a lavorare a tutto tondo ovviamente è il metodo migliore, anche perché appunto se una vuole un addome forte ed estetico, questo dovrà fare. E ovviamente è assolutamente importante anche e soprattutto per quanto riguarda comunque la sala pesi, perché e avere un core che ti permette di avere un'ottima stabilizzazione, ovviamente fa da transfer attivo sull'esecuzione nel complesso di quegli esercizi, ovviamente, che richiedono la tua stabilità. Quindi non reclutiamo sempre solo il fatto che va bene, io faccio pesi, va bene, io utilizzo molti esercizi a bilanciere libero, allora in automatico il mio addome viene chiamato in causa sempre, quindi non serve allenarlo. Sicuramente poi anche chi vuole il famoso six pack, che poi ovviamente anche quello è genetica, perché non tutte abbiamo la possibilità di avere i famosi quadratini, e si fa principalmente a tavola, quindi abbassando la body fat, ok? Però ovviamente anche allenarlo aiuta poi ad avere diciamo, un'ipertrofia anche in questo muscolo qua. Fermo restando che ovviamente è molto sottile, quindi non ha bisogno, diciamo, di una sollecitazione così elevata come magari può essere un quadricipite. Però ovviamente ciò non toglie che va allenato. Come? Io ti proporrò oggi intanto un allenamento che puoi farlo benissimo in una sessione a parte, quindi non quando ti alleni normalmente con i pesi, ma quando dedichi magari a una giornata di rest e vuoi dedicare comunque un allenamento specifico per l'addome. E diciamo in seconda battuta si può allenarlo a fine allenamento, quindi quando magari tu hai una sessione di pesi, oppure anche semplicemente quando magari fai jogging, oppure è la giornata in cui ti dedica l'HIIT, ok? In queste situazioni, diciamo, la prossima volta ti presenterò come invece inserirlo dopo un workout. Oggi invece vediamo la parte di seduta specifica per l'addome. Come lavoreremo? Lavoreremo con 5 esercizi, tendenzialmente si possono rendere 4-5. Io adesso ti presento diciamo, in linea generale lo scheletro di come si deve comporre questo allenamento. Poi sarai tu a decidere comunque, ovviamente andando avanti, come eventualmente modificarlo, come passare da uno step all'altro, eccetera, eccetera, perché ricordiamo che la base di ogni allenamento, che sia per qualsiasi distretto muscolare, se noi lo vogliamo comunque migliorare, è la progressione negli stimoli, ok? E faremo lo stesso anche oggi sugli addominali. Quindi io ho scelto personalmente 5 esercizi oggi, ma nulla vieta che tu ne possa scegliere anche solo 4, ok? L'importante è che diciamo, alternare un esercizio dinamico a uno statico, ok?
Quanto tempo devono durare? Ricordiamoci che poi tutti gli esercizi, soprattutto quelli fatti a corpo libero e a casa solitamente, vanno a tempo, non a ripetizioni, ok? Quindi noi per dare uno stimolo che sia anche all'attacido, dobbiamo lavorare nel range tra i 30 e i 50 secondi, ok? Anche qui ovviamente va. Scegli tu, oggi faremo una via di mezzo, lavoreremo con range di 40 secondi, però sappi che diciamo, l'intervallo in cui tu devi stare dentro è tra i 30 e i 50 secondi. Puoi anche creare le progressioni, se magari scegli 5 esercizi che ti piacciono particolarmente, progredendo poi nella durata di ogni singolo esercizio, ok? L'obiettivo qual è? L'obiettivo è di riuscire a terminare 4 giri completi senza, diciamo, cedere prima, ok? Se noi dovessimo cedere prima, ok, semplicemente cosa facciamo? Ci segniamo su un foglio il momento preciso in cui abbiamo ceduto. Diciamo, il numero di secondi in cui abbiamo ceduto, se magari era all'interno di un esercizio, quindi magari al 25esimo secondo del terzo esercizio, non ce l'abbiamo fatta più, allora ce lo segniamo e la volta successiva sarà nostro obiettivo superare quel limite lì. Queste sono le progressioni che bisogna fare a casa, ok? Quando noi lavoriamo a corpo libero, sempre aumentare i livelli ovviamente di forza, ok? Io oggi ho scelto quindi come primo esercizio plank twist, ok? Quindi ci metteremo in appoggio sui gomiti, praticamente col sedere andremo a oscillare da una parte all'altra cercando visivamente insomma di disegnare un mezzo cerchio e questo diciamo è dinamico. Poi passeremo allo statico che faremo un plank a braccia tese, passeremo poi di nuovo al dinamico con criss-cross, quindi diciamo una specie di crunch dove però porteremo in maniera alternata le ginocchia verso il petto e cercheremo di toccare il gomito con diciamo il ginocchio opposto, torneremo a fare un esercizio statico, stavolta il plank sui gomiti e finiremo con il pendulum leg over, ovvero in appoggio sulle mani in maniera abbastanza comoda, mi metterò un peso in mezzo giusto per darmi un'altezza, ok? Quindi non lavorare man mano che passa il tempo sempre più raso terra e dovremo cercare di praticamente passare con le gambe sopra questo nostro ostacolo in mezzo, ok? Io ho provato a programmare 4 giri di questo, ovviamente è la prima volta che lo faccio, quindi non so se effettivamente li porterò a termine. Comunque, l'importante è che adesso in questo video ti passi il concetto di base di come organizzare un allenamento specifico per gli addominali in una giornata di rest. Quindi ricordati, scelta di 4-5 esercizi che vadano, mi raccomando, a colpire tutta, diciamo, la parete addominale, quindi non solo sul retto dell'addome, ok? Alternanza di statico e dinamico, puoi tranquillamente scegliere tu se iniziare dal dinamico o dallo statico, oppure semplicemente quando cambierai la progressione potrai anche cambiare l'alternanza delle due. L'obiettivo sarà sempre quello di arrivare a 4 giri. Una volta che tu avrai raggiunto l'obiettivo, potrai scegliere se o cambiare gli esercizi o aumentare il tempo per ogni esercizio, se magari è ripartita da 30 secondi, oppure cambiare semplicemente l'ordine. Quindi se hai iniziato dal dinamico, inizierai dallo statico o viceversa, ok? Questa è la progressione che da qui puoi andare avanti all'infinito, ok? Adesso facciamo giusto un allenamento insieme per divertirci un po', dopodiché sarai autonoma e ti potrai divertire da sola, ok? Allora, faccio partire e dopo iniziamo col plank twist. Io adesso 30 secondi poi di pausa tra un esercizio e l'altro, fissi, quindi non ci si riposa, neanche quando si finisce il giro si allunga i tempi di riposo, è sempre 30 secondi tra uno e l'altro, perché ovviamente il muscolo retto addominale è talmente sottile che non ha bisogno di grandi recuperi come può essere magari un lavoro sui deltoidi, sul grat dorsale che ovviamente
tante volte abbiamo in più, ok? Adesso il appoggio. Movimento molto controllato, mi raccomando. Cercate di risucchiare l'ombelico contro la colonna vertebrale. Aspetta, non so se, aspetta che provo un attimo a spostare qui indietro. Ta, 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 ta. Il bello di fare il video così, mi vedete? Bah. Ok, non so se sono inquadrata, ma non riesco a vedere dal. Adesso passiamo quindi al plank statico sulle braccia tese. Anche qua molto importante portare l'ombelico verso la colonna vertebrale, quindi non è semplicemente un mantengo questa posizione e chi se ne frega di tutto il resto, no. Mi sforzo anche io consapevolmente di risucchiare il mio addome all'interno, ok? Questo è fondamentale, soprattutto per chi ha magari diastasi post parto, ok? Molto molto importante. Adesso passiamo al criss cross e riesco a capire se sono inquadrata o meno. Aspetta che giro ancora un po'. Scusate, ma sto cercando di guardarmi nello specchio se mi ci si vede, giusto per evitare di rifare dopo il video da capo, che mi sarebbe un po' dispiaciuto, ecco. Criss cross, ancora 5 secondi. Ok, adesso l'ultimo del giro, il pendulum, che può darci delle soddisfazioni. Allora, mi raccomando, allora, la posizione è rilassata con le, diciamo, con le braccia, quindi trovo un appoggio comodo, ok? E da qua semplicemente cercheremo di portare i piedi da una parte all'altra, ok? Secondi. Ok, adesso primo giro abbiamo portato a casa, adesso tentiamo il secondo, quindi ovviamente ricominciamo da capo. Prima il plank twist, dopo il plank su braccia tese e vediamo se dovessimo cedere in mezzo a qualche esercizio, quindi non ce la facciamo più neanche a fare mezza ripetizione. Ovviamente ci segniamo il tempo.
Dicevo, se dovessimo crollare, ci segniamo il tempo, ci segniamo, ovviamente adesso non potete sapere il tempo in cui siete crollate, però quando magari lo fate per conto vostro, stoppate, segnate, segnate in che esercizio avete ceduto, la volta successiva, quando riprendete, ovviamente dovete assolutamente migliorare il tempo, fosse anche solo di un secondo. Plank, braccia tese. Sempre la pancia in dentro, mi raccomando. Ok, adesso ci prepariamo per il criss cross. Adesso ho il dubbio, prima abbiamo fatto il plank sui gomiti, adesso mi è venuto un attimo il dubbio. Recuperiamo tanto dopo, tanto adesso è solo una cosa dimostrativa. Criss cross. Adesso plank sui gomiti, comunque veramente adesso mi è sotto il dubbio che prima non abbiamo fatto questo, non mi ricordo di essermi rimessa così, abbiamo fatto subito il pendolo mi pare, vabbè, il bello di quasi della finta diretta, diciamo, perché non pensate che dopo rifaccio il video, quindi è buona la prima a casa mia sempre. Allora, in questa posizione cercate sempre anche di allontanare le spalle dalle orecchie e ricordatevi sempre, sempre di risucchiare l'ombelico e portarlo contro la colonna vertebrale a livello proprio di immaginazione. Prepariamo col nostro pendulum, che bel nome, non una garanzia quasi. Oh, come va? Oh, non mi potete rispondere, cioè, nel senso. Anche se mi rispondete non vi sentirò, però so che per qualcuno potrebbe essere veramente duro, cioè li sento anch'io gli addominali, quindi questo veramente è duro, sto maledetto pendulum. Comunque siamo al secondo giro fatto, ragazze. Adesso quindi riprendiamo dal plank dinamico. Comunque veramente ho il dubbio, dopo che mi riguardo il video,
che il primo giro non abbiamo fatto il plank sui gomiti. Sono abbastanza sicura. Bene, via, plank twist. Adesso voi non vedete, allora oggi qua, quando sto registrando questo video, è una giornata un po' così, pioggerellina, piove, non piove, quindi c'è il terreno abbastanza comunque bagnato, bene. C'ho i cani che stanno giocando fuori, stanno scavando e sono in condizioni già pessime, dopo non oso pensare quando entrano in casa cosa mi combinano. Rimaniamo nell'ignoranza adesso. Guardate sempre l'ombelico contro la colonna vertebrale. Non cedete con la schiena. 8 secondi. Ok, adesso ci prepariamo per criss cross. Boh, duretta questo, però forse ce la facciamo a portarlo a casa, nonostante la novità, però forse ce la facciamo, quindi prossima volta vedo, alzerò. Bene, adesso plank sui gomiti, porca miseria, però adesso no, è arrivato, finito il terzo giro, ma adesso se non finisco anche il quarto veramente mi girano, quindi a costo di morire qua dobbiamo portare a termine tutti i quattro giri fino alla fine, se no mi rimarrà la figuraccia sul mio canale e non va bene. Ok, nostro amico pendulum con l'oggettino in mezzo, perché se no dopo uno frega, no? Perché va raso terra invece di fare un bel semicerchio. Beh. Allora, penultimo pendulum, dopo siamo al quarto giro e praticamente ogni esercizio sarà l'ultimo da fare e questo di solito ha una grande spinta motivazionale a stringere i denti e chiudere il nostro super workout
degli addominali. Stavo perdendo le briglie. Mamma mia, questo alla fine, ragazzi. Oh, è stato duro. Dai, ultimo giro, forza, che ci portiamo a casa. È un super allenamento. Questo è veramente un super, super allenamento per gli addominali, che dopo ridi o scherzi è durato quasi 25 minuti, mi pare. Allora, sono... adesso non ho visto il tempo totale, però siamo andati lì, eh. Oh, oh, si sente comunque, questo è l'ultimo giro. Oh. Adesso facciamo un finto riposo col plank statico. Però non dobbiamo mollare, ragazze. Chi è arrivata fino adesso e non ha mollato e dovrebbe mollare, non lo deve fare fino alla fine. Stringiamo i denti. Che come si dice, quando uno comincia a far fatica è lì che inizia a lavorare. Quindi quando arriviamo al punto di dire non ce la faccio più, è lì che dobbiamo stringere i denti e andare avanti, perché è in quel momento preciso che si sta dando il giusto stimolo ai muscoli. Quindi chi cede prima praticamente non ha fatto nulla. Adesso me la canto e me la suono da sola e dopo stramazzo. Mamma mia. Adesso criss cross. Va bene, adesso faccio tutti questi grandi discorsi del non mollare, non cedere fino alla fine. Poi magari al prossimo alzo bandiera bianca, no. No, a costo veramente di morire qua. E magari chissà che quante visualizzazioni avrei, cioè, muore sicuramente il video. Secondi, lo molliamo. Dai, ultimi due. Comunque adesso col tempo che rimane, vediamo se effettivamente ho cannato. Allora, comunque sappiate che se dovessero avanzare troppi secondi, quindi so di preciso che non ho fatto il plank sui gomiti, dopo il pendulum si ritorna il plank sui gomiti e lo recuperiamo. Non pensiamo di fare le furbe. Allontanate bene le spalle dalle orecchie. Ombelico sempre risucchiato dentro, mai mollare, quindi non rilassare la pancia. So che così si fa più fatica, ma così lavoriamo nella maniera corretta.
e altrimenti il plank fa l'effetto contrario. Vai, 6 secondi. Ok, adesso il maledetto ultimo pendulum, però è l'ultimo e dopo veramente non ne voglio sentire. Poi pomeriggio mi dovrei anche allenare sul lower, però questo anche pecca bene i quadricipiti. Dai, questo lo odio un po', però è il penultimo, ragazzi. Pronte, via. 40 secondi di fuoco. Pendulum e dovevamo fare due di fila, era peggio. Via. Bravissime, chi è arrivata fino alla fine è grande. Quindi chi è arrivata fino alla fine, quindi cosa ha fatto? Ha fatto i quattro giri, non ha seduto in nessun esercizio, sempre fatti dall'inizio alla fine, quindi dal primo secondo all'ultimo. In questo caso la progressione successiva qual è? Ha tre opzioni. La prima, mantenere lo stesso ordine degli esercizi ma aumentando il tempo, visto che abbiamo detto prima che, grazie ragazzo, ci ha detto buon lavoro, e abbiamo detto che il range da stare è tra i 30 e i 50 secondi. Noi oggi abbiamo lavorato con 40 secondi per esercizio, quindi opzione A, ripeto, stessi esercizi, stesso ordine ma portati tutti a 50 secondi, ok? Opzione B, mantengo sempre 40 secondi ma cambio l'ordine degli esercizi, quindi invece di iniziare da uno dinamico inizio da uno statico, ok? Terza opzione è cambiare tutti gli esercizi. In questo caso ovviamente, come ogni esercizione, ci sono anche per gli addominali esercizi più semplici ed esercizi più difficili, quindi ovviamente vedo il grado di difficoltà di questa sessione e decido se aumentare il grado di difficoltà scegliendo quindi esercizi molto più complessi ma tenendomi magari come punto di partenza 30 secondi proprio per testarmi, oppure una difficoltà simile e riparto dai 40 secondi, ok? Se vedo. E poi si fa esattamente come vi ho spiegato all'inizio, quindi si testa, se uno cede prima ovviamente si segna tutto, la volta successiva si deve superare, obiettivo chiudere 4 giri in tutti i secondi che io ho impostato, ok? Quindi questa volta abbiamo visto una sessione
a parte di addominali. La prossima volta vi farò vedere invece la sessione da inserire post workout, che sia di qualsiasi tipo il workout, non sto parlando solo di allenamento con i pesi, ma mi riferisco anche se una va a correre mezz'ora, se una fa un HIIT, se una va a fare trekking, se una va a fare pilates, qualsiasi tipo di allenamento, ok, chiamato tale. E spero che vi siate divertite, anche se magari in certi momenti avete pensato chi me lo fa fare, però ricordatevi che per un addome bello, estetico e soprattutto forte bisogna anche dedicare del volume specifico per, diciamo, la sua ipertrofia, ok? Non mettetelo all'ultimo posto o in sordina pensando che basti un allenamento con i pesi. Va bene ragazze? E noi ci vediamo alla prossima! Lasciatemi un commento se avete voglia, anche il maledicendomi va bene uguale, così so come l'avete presa, e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!